Profonda preoccupazione per il ripetersi di questi episodi in assenza di iniziative concrete per porvi rimedio a tutti i livelli. Il Partito Democratico, con la segretaria provinciale Maria Luisa Paglia e il coordinatore del Forum Sicurezza Michele Tarlao, interviene sull'accoltellamento tra quindicenni nella scuola di Via dell'Istria, che è solo l'ultimo di una serie di episodi violenti accaduti di recente in città, sintomo di profondo disagio tra i giovani. Occorre una punizione rapida, ma anche prevenzione, scrivono in una nota. Governo, regione, comune, con messaggi allarmistici, hanno contribuito a innalzare la percezione di insicurezza. Anche la segretaria regionale, Caterina Conti, chiama in causa le istituzioni. È un fenomeno evidente di disagio giovanile, di sofferenza tra i giovani, di cui Di Piazza e Fedriga non si occupano. Gli strumenti e le politiche dell'inclusione sociale li conosciamo tutti e sono a portata di mano, e quindi parliamo di servizi per i giovani, servizi sociali, anche aiuto per le scuole, per tutti i servizi collaterali. Il governo e la regione portano solo messaggi allarmistici, ma non aiutano a risolvere la situazione, e c'è una comune percezione di insicurezza. Uno degli assi portanti dell'impegno del PD, scrivono ancora Paglia e Tarlao, è sempre stato migliorare la sicurezza nelle nostre strade, anche attraverso la riduzione della cosiddetta criminalità da coltello, cioè un'azione mirata, coordinata e congiunta di tutti gli attori coinvolti. Molto spesso, purtroppo, si cerca, come anche in altre circostanze, di scaricare le responsabilità soprattutto sugli organismi di polizia. Ma situazioni del genere, che non fanno altro che essere una cartina di tornasole e che mostrano un disagio crescente, soprattutto tra i giovani, è quello di una mancanza di interventi adeguati a sostegno e a supporto dei nostri giovani.